presente a questo importante incontro sulla riforma della giustizia. Grazie per essere qui, grazie per il vostro ascolto. Saluto tutti quanti i relatori accanto a me, saluto appunto il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Gino Vescio, Rosario Pezza, componente della direzione nazionale, l'avvocato Cesare Materasso, l'avvocato Renzo Zicciola, l'avvocato Antonio Mazza, magistrato onorario, e ringraziamo per essere qui con noi questa sera sia il sottosegretario Andrea Del Masso Del Vedovo, benvenuto alla Mezia, grazie per essere qui. Diciamo, lei non ha bisogno di presentazioni perché è un volto noto della nostra città, ben ritornata la sottosegretaria Bandaferro, e grazie per essere qui con noi. E poi saluto ovviamente l'assessore regionale Pietro Paolo e l'onorevole Antonio Montoro, consigliere regionale. Chiamerei per uno saluto il coordinatore cittadino Gino Vescio per fare gli onori di casa. Buonasera a tutti e grazie di essere venuti. Intanto volevo ringraziare Andrea, che rincorriamo da un po' di tempo per poterla avere qua, e da quest'estate che gli abbiamo dietro siamo riusciti a trovare finalmente una serata per poter discutere insieme. Un saluto particolare va a Banda, credo che sia una delle prime uscite dopo il suo infortunio, e quindi la Mezia, la sua città, è il luogo ideale per poter ricominciare la battaglia. Grazie a Filippo, ad Antonio e a tutti gli intervenuti, l'avvocato. Mi limito ai saluti così perché, siccome abbiamo già i tempi ristretti, comincia a essere ora di cena, quindi qualcuno comincia a pensare, è meglio andare subito al dunque. Grazie di nuovo e buona serata a tutti. Grazie Gino, prima di iniziare mi corre l'obbligo di ringraziare tutti gli organizzatori per avermi incaricato di svolgere il ruolo di moderatore dell'evento, che con oneri e onori ho di buon grado accettato. L'evento è stato fortemente voluto dal Dipartimento Provinciale Giustizia di Fratelli d'Italia con il suo responsabile e dal coordinamento cittadino Lamitino. Gli organizzatori ci tengono a comunicare che tale evento si inserisce nel contesto di tutta una serie di incontri che Fratelli d'Italia organizzerà in città e in provincia per rendere tutti partecipi dell'azione di governo e per recepire anche le esigenze e le istanze dei territori. Saluto ovviamente tutte le istituzioni presenti, vedo il vice sindaco della città di Lamezia Terme, l'avvocato Bevilacqua, il vicepresidente della provincia Fragomele, perdonatemi se dimentico qualcuno, vedevo prima il consigliere comunale della città di Lamezia Terme Zaffina, saluto insomma tutte le istituzioni e tutti i dirigenti di partito. Direi che possiamo cedere la parola per un saluto istituzionale all'onorevole Pietro Paolo e all'onorevole Montoro, grazie. Sì, buonasera, grazie di essere qui. L'incontro di questa sera rientra in una serie di incontri che il partito sta organizzando in tutta Italia per confrontarsi con i cittadini sulle tematiche delle riforme che sta portando avanti il nostro governo. La riforma della giustizia è una riforma importantissima, è sentita, è un'esigenza sentita da tutti, è un'esigenza sentita in particolar modo dalle pubbliche amministrazioni, ma anche dalle imprese. Uno dei punti deboli del nostro sistema economico sociale del nostro paese, per chi viene fuori, investe da fuori, le aziende che investono, è proprio il sistema della giustizia. La lentezza della giustizia, le troppe incongruenze, le difficoltà spesso che si incontrano nei procedimenti. Per cui è ovvio che una riforma è importante, è sentita ed anche attesa da tanto tempo. Oggi abbiamo un governo forte, una coalizione coesa e quindi con una maggioranza e il Parlamento coesa, e quindi c'è la possibilità, ci sono gli elementi, le condizioni perché una riforma di questo tipo così importante per il nostro Paese vada a buon fine. Ovviamente il nostro sottosegretario Del Mastro è uno degli attori principali di tutto questo avvenimento, per cui è oggi importante averlo qui e ascoltare le sue opinioni, ma anche confrontarsi, perché ci confronteremo con
esponenti del mondo della magistratura, dell'avvocatura, che sono gli elementi importanti, che diciamo gli attori principali di questo sistema. È un argomento molto, molto delicato, molto, per cui è anche importante ascoltare, sentire, confrontarsi e riportare anche ai nostri amici, i cittadini, quali sono le idee che vengono fuori da questa sera. Grazie e buon ascolto e buon lavoro a tutti. Grazie a lei, onorevole. Intanto saluto anche i consiglieri comunali Gallo e Lorena di Fratelli d'Italia del Comune di Lamezia. Allora, adesso la parola all'onorevole Montorni. Grazie, buonasera a tutti. Saluto gli illustri ospiti che abbiamo qui di fronte a questa meravigliosa platea della città di Lamezia Terme. Saluto tutte le istituzioni presenti, i rappresentanti dell'amministrazione comunale. Un abbraccio particolare ad Andrea Del Mastro, che non fa mai mancare la sua vicinanza alla nostra Calabria, e un bacio particolare alla nostra leader Wanda Ferro, perché ci sei mancata finalmente. E abbiamo l'onore di averti tra noi in un incontro così importante su una tematica molto delicata come quella della riforma della giustizia. Vedete, lo stiamo dicendo spesso e lo stiamo dimostrando in tutte quelle iniziative che sta facendo il partito sul territorio. Un partito presente, ma soprattutto un'attenzione massima da parte del governo centrale, finalmente lo possiamo dire, per la nostra Calabria. Siamo finalmente nell'agenda principale del governo, lo si sta dimostrando in tutte quelle azioni che sono state portate avanti in questi mesi di amministrazione, e continuiamo oggi da qui, da Lamezia, a parlare di una tematica molto importante, quella della riforma della giustizia. È una riforma necessaria, una riforma sacrosanta, una riforma che il nostro sistema giudiziario aspettava da tempo, e questo governo ha avuto il coraggio, la lungimiranza, ma soprattutto ha avuto delle figure molto importanti, delle figure chiave che hanno ragionato in termini positivi e propositivi rispetto ad un provvedimento che era sacrosanto e che si aspettava da tanto tempo. Io non voglio rubare, perché siamo già in ritardo con la scaletta, ulteriore tempo ai tecnici che interverranno, e soprattutto sono curioso anche di ascoltare, perché è sempre un grande piacere, Andrea Del Mastro, ma vi devo ringraziare per il prezioso lavoro che state portando avanti, ma soprattutto vi devo ringraziare anche per la sinergia importante che si è creata tra l'attività che stiamo portando avanti in Consiglio regionale e in Giunta regionale, e per la sinergia che si è creata con il governo centrale. È forse la prima volta dopo 20 anni, dopo 30 anni, che c'è questa forte sinergia, questa forte presenza da parte degli esponenti di governo verso il nostro territorio, e di questo ne andiamo fieri, e continueremo ovviamente chiedervi di starci vicino in tutte quelle che saranno le iniziative che questa meravigliosa terra merita. Stiamo facendo un gran lavoro anche, Andrea, in Consiglio regionale e in Giunta regionale, e stiamo cercando di riportare la Calabria dove merita, stiamo cercando di raccontare tutte quelle che sono le potenzialità, le bellezze di questa meravigliosa regione. Continueremo a farlo, e sono sicuro che insieme, grazie al vostro supporto, grazie alla sinergia che si è creata, grazie a questo collegamento diretto con il governo centrale, sono sicuro che noi riusciremo a raggiungere gli obiettivi che anche il governo regionale si è prefissato, in sinergia con i sindaci, con gli amministratori, con il mondo che appartiene al nostro partito, che sta dimostrando sempre di più di essere l'unico partito radicato sul territorio che bada a quelle che sono le esigenze dei cittadini, che sta vicino alle famiglie, che sta vicino alle fasce deboli, che sta dalla parte delle forze dell'ordine. Lo dico da rappresentante delle forze dell'ordine, vi ringrazio ancora per questa meravigliosa iniziativa che avete inserito in finanziaria per quanto riguarda i contratti delle forze dell'ordine, perché è un comparto che troppo spesso è stato bistrattato dalla politica e dai governi, soprattutto di centrosinistra. Non mi dilungo ulteriormente, perché non voglio rubare spazio agli illustri ospiti, che ringrazio per l'attenzione che hanno riservato a questo importante momento di confronto, e spero che insomma tutti insieme riusciremo a raccontare di una Calabria che è straordinaria non solo nel luogo che abbiamo proposto, ma lo è per la popolazione, per le meraviglie e per le tante cose belle che riusciremo a fare insieme. Grazie. Grazie, onorevole Montorni. Se ci parla bene, passerei direttamente agli interventi tecnici, quindi la parola all'avvocato Cesare Materasso, responsabile provinciale Dipartimento Giustizia, Fratelli d'Italia. Buonasera a tutti e benvenuti.
e grazie di essere intervenuti a questo evento molto autorevole. Abbiamo due sottosegretari di governo più validissimi esponenti in sede regionale, provinciale e i nostri consiglieri comunali. Il partito è presente a Lamezia, è presente fortemente. Come ci siamo resi parte diligente di organizzare questo evento, subito c'è stata la grande adesione anche della nostra sottosegretaria Wanda, che diciamo è una delle prime sue uscite, se non è bene non sia ancora del tutto in forma. La ringraziamo doppiamente per la sua presenza. Così come ringraziamo il sottosegretario del Mastro delle Vedove, che si è dichiarato subito disponibile all'invito per venire a portare da vicino quello che è il suo operato e qual è l'operato del governo Meloni finalmente nel pianeta giustizia. Abbiamo finalmente persone competenti che conoscono la problematica giustizia e hanno rimesso nuovamente al centro il cittadino con le sue garanzie e con i suoi diritti. E di recente attuazione, sono stati in aula l'altro giorno, giorno 6 novembre, è stata ripristinata la prescrizione sostanziale, un ottimo lavoro fatto in commissione dall'onorevole Del Mastro, che ringrazio, da tecnico e da collega, perché si è battuto molto facendo sintesi con quelle che erano anche le altre posizioni anche all'interno del centrodestra. Abbiamo evitato la prescrizione che era stata fatta dai precedenti governi dal ministro Cartabia. Si sarebbero abrogati 150.000 processi, se non vado errato, una cosa ignobile, e abbiamo posto rimedio con l'azione governativa in questo senso. Il DDL Nordio è il faro di riferimento che sta portando avanti gradatamente il governo Meloni nel pianeta giustizia. È stato varato il 15 giugno del 2023 con una serie di misure, con un primo pacchetto che piano piano interesserà varie tematiche. Tutto ciò che era interessante all'interno del codice di procedura penale, del codice penale, laddove c'era necessità di un intervento competente che ridasse garanzia quindi al cittadino e per i suoi diritti che venivano violati. Finalmente ci si pone nel pianeta giustizia con un'attenzione particolare. Non si vanno a chiudere i tribunali, come era accaduto nel 2012 qui a Lamezia col ministro Severino, onorevole Del Mastro, e grazie all'operato di alcuni valorosi di un comitato che io presiedevo all'epoca e con l'aiuto anche dell'avvocatura locale, tutta la città abbiamo occupato un tribunale e l'abbiamo salvato. Non è stato possibile invece per il carcere, abbiamo perso la casa circondariale e l'onorevole Del Mastro ha tra le sue deleghe anche l'amministrazione penitenziaria e si sta battendo molto perché le strutture carcerarie non vengano chiuse ma vengano potenziate, e lo ringraziamo in questo senso perché certezza della pena significa anche garantire che ci siano carceri adeguati, strutture moderne, strutture efficienti. Tutto questo è anche altro che verrà piano piano varato dal governo Meloni. Parliamo quindi con il ministro Nordio, si sta operando per la prima volta una garanzia diversa, andiamo verso l'abolizione del reato di abuso d'ufficio, che era questione assolutamente che imponeva agli amministratori e i dirigenti con la paura della firma. Bene, ci sono stati diversi procedimenti che poi parliamo di quasi 30.000 procedimenti, che andavano a risolversi o con un'assoluzione o con un'archiviazione, impegnando ovviamente tutto il sistema giustizia a lavorare in tal senso. Quindi abrogare l'abuso di ufficio è, diciamo, pone tranquillità a tutti gli amministratori. E andiamo verso le intercettazioni modificate. Allora, io ho sentito alcuni operatori di diritto anche in televisione ultimamente dire delle notizie inesatte, onorevole Del Mastro, sulle intercettazioni. Il governo Meloni non vuole togliere potere ai magistrati in fase investigativa, anzi vuole tutelare maggiormente alcuni diritti. Le intercettazioni ci sono e ci si continueranno a fare con delle garanzie maggiori. Si riguarderanno solo due parti, qualora coinvolgano anche altre parti vanno motivate le estensioni delle intercettazioni in questo senso. Quindi non è vero che il governo Meloni sta privando i magistrati del potere delle intercettazioni perché costano molto, non è proprio vero, l'indagine si farà con le adeguate valutazioni e con le misure a garanzia dei cittadini. Quella gogna mediatica che siamo stati esposti un po' tutti negli ultimi anni deve finire.
Ecco perché il governo Meloni sta cercando di dare delle garanzie. È giusto il processo, è giusto avere una fase di indagine, ma questa fase di indagine deve avere delle garanzie e deve durare nei tempi ragionevoli. Così per le misure cautelari. Sarò breve perché poi sottraggo tempo anche agli altri oratori. E sulle misure cautelari, praticamente la norma prevede tra 2 anni l'ingresso di maggiori garanzie. Laddove il PM richiede una misura cautelare, questa andrà al vaglio preliminare non più di un solo magistrato, ma di un collegio di 3 magistrati. Questo per garantire quelle misure cautelari che spesso si rilevano soltanto una privazione di libertà inutile, senza garanzie nei confronti del cittadino. Ricordo a me stesso che in questi giorni sono state varate, oltre a quelle cose che abbiamo detto, ma in passato e anche già all'ingresso del governo Meloni si è posto già una prima indicazione su quello che saranno le riforme del governo Meloni, ovvero abbiamo modificato già l'ergastolo ostativo. È stato un primo ingresso fatto velocemente dal governo Meloni, che ha ricevuto il plauso della Corte di Cassazione e non c'è stato bisogno di ritornare nemmeno davanti alla Corte Costituzionale, perché era già ben fatta la norma. Abbiamo garantito praticamente a chi ha l'ergastolo ostativo, cioè non un ergastolo semplice ma una condanna ben particolare e molto grave, che ci siano quelle garanzie penitenziarie che invece vanno tolte e potrebbero essere inserite solo se il detenuto decide di collaborare con la magistratura. Queste sono delle cose concrete che sono state poste in essere dal governo Meloni, che diciamo è fatto da persone, tra cui l'onorevole Bermastro, che conoscono un ufficio giudiziario, sanno cos'è un'aula giudiziaria, conoscono i problemi concreti della giustizia. Riforma non vuol dire improvvisazione, vuol dire condivisione con i soggetti principali della giustizia e comunque fare delle norme che siano necessarie per il Paese. Dunque non mi dilungo oltre. Ci saranno una serie di riforme che saranno portate avanti, non solo nel pianeta giustizia, quindi come Fratelli d'Italia vi daremo massimo conto di tutta questa situazione, e ci saranno anche altri eventi che organizzeremo su Lamezia in modo autorevole per rendere partecipe il territorio di quello che sarà l'operato del governo Meloni. Ringraziamo tutti per essere intervenuti e passo la parola agli altri oratori. Grazie. Grazie all'avvocato Materazzo che esposto nel suo intervento un intervento ibrido, per metà da politico, per metà da tecnico. Ora cedo la parola all'avvocato Renzo Andricciola, noto e stimato avvocato lamentino, questa sera presente qui in qualità anche di presidente della Camera Penale. Prego avvocato. Buonasera a tutti, ringrazio gli amici di Fratelli d'Italia per l'invito e per l'occasione, ecco, che viene posta alle Camere Penali. Il sottosegretario conosce bene, un collega penalista, insomma, l'impegno che le Camere Penali devolvono in favore del sistema giustizia. Ecco, il mio intervento dovrebbe essere tecnico, ma purtroppo il tempo a disposizione è poco, avrei tanta carne a fuoco, insomma, no? La battaglia e le battaglie delle Camere Penali e quella della separazione delle carriere. Allora è chiaro ed evidente che noi facciamo un appello agli amici di Fratelli d'Italia. Riteniamo che la separazione delle carriere possa costituire uno spartiacque per la problematica della giustizia penale in particolare in Italia. Io l'altro giorno stavo leggendo un articolo, sottosegretario, e mi ha colpito un passaggio alla fine del passaggio che leggevo, dirò anche chi l'ha fatto questo passaggio, no? Era riferita a quella vicenda, la polemica ultima su Milano, di quel GIP che non aveva accettato le 143 richieste di misura cautelare e si è visto d'un tratto attaccato da parte della sua stessa procura per tramite di una conferenza stampa, insomma, no? Come se le procure, diciamo così, fossero le depositarie uniche della verità all'interno del processo. Allora, a un certo punto interviene questo giudice, va bene, lo anticipo, il quale dice: il mio timore è che da alcuni recenti pessimi esempi di aggressione mediatica all'esterno
ai provvedimenti e alla persona del giudice possano trovare forme di emulazione all'interno della magistratura, specie nei rapporti tra organi inquirenti e giudicanti. È chiaro ed evidente che vi è in questo passaggio la conferma, mi passi il termine sottosegretario, della commistione tra uffici di procura ed uffici giudicanti. E allora perché le camere penali hanno individuato nella separazione delle carriere lo spartiacque per quello che è il titolo del nostro incontro questa sera? Per una giustizia giusta. Perché se non c'è la separazione delle carriere, questa commistione tra gli uffici di procura e gli uffici giudicanti non avrà mai termine. E questa è una delle nostre battaglie. Abbiamo anche, come lei pensa, abbiamo anche avuto una raccolta di firme, c'è stato già per il passato, ora come Camere Penali stiamo riprendendo proprio in virtù dell'apertura del Ministro Nordio, sul tema. È chiaro che troviamo le resistenze dall'altra parte, troviamo le resistenze dell'Associazione Nazionale Magistrati. Per questo il mio è un appello e anche chiamo in questo caso gli amici di Fratelli d'Italia ad un atto di coraggio per quella che deve essere la riforma delle riforme, la separazione delle carriere. E poi, come dicevo in premessa, c'è tanta carne a fuoco, ci sono le misure di prevenzione. Giorno 13 scade il termine per le risposte ai quesiti che la Commissione europea, la CEDU, ha posto al governo italiano sulla famosa vicenda Cavallotti, no? La prima vicenda Cavallotti, quella dei genitori dei Cavallotti, quelli che ora stanno conducendo questa battaglia sulle cosiddette misure di prevenzione, no? I sequestri senza pena, i sequestri senza condanna, tutto quello che tutti i quesiti, io la vedo sorridere sottosegretario, ma lei lo sa, la CEDU ci ha posto dei quesiti, entro il giorno 13 qualcuno dovrà rispondere. È una legislazione molto, molto aleatoria, è una legislazione, quella delle misure di prevenzione, in Calabria in particolare. Noi come Camere Penale abbiamo fatto uno studio, riteniamo che ci sia con i sequestri preventivi e i sequestri misure di prevenzione in Calabria l'abbassamento del PIL di almeno un 1%, e lei capisce bene, per una regione che già insomma vive a volte al limite della soglia della povertà, che cosa vuol dire l'abbassamento del PIL dell'1% e che cosa comporta tutto quello che può comportare un sequestro nelle misure di prevenzione. Ho visto che in Commissione Giustizia c'è una proposta da parte degli amici di Fratelli d'Italia, almeno quella che ho letto io, sulle misure di prevenzione. Sì, oramai tra Fratelli e Forza Italia. No. Lo so, mi rendo conto, ma alleati amici. Ecco, approfitto per, affinché, come dire, visto che si rivendica in maniera forte anche nella battuta, nello scherzo, approfitto affinché gli amici di Fratelli d'Italia non lascino lo scettro di misure importanti, perché qua il problema qual è, sottosegretario? È chiaro ed evidente che non appena viene proposta qualcosa per la libertà e la tutela dei diritti, che poi non è altro che quello di un rapporto alla nostra Costituzione, appena si alza il 5 Stelle di turno, ah ma voi avallate la criminalità, ah ma voi state abbassando la guardia, subito si fa un passo indietro. E allora per questo vi chiedo il coraggio agli amici di Fratelli d'Italia di intervenire con riforme forti, riforme drastiche a tutela dei diritti. Le misure di prevenzione in Calabria sono un problema, le interdittive antimafia in Calabria sono un problema, onorevole Ferro. Il fatto di plaudire sempre in ogni caso e comunque nelle fasi iniziali a iniziative giudiziarie
che poi non portano agli esiti giudiziari sperati delle procure, piuttosto portano a fallimenti di aziende, perché sappiamo bene che nel 99,96% dei casi le aziende che vengono restituite ai legittimi proprietari sono aziende disastrate e sul luogo del fallimento. Anche questo dell'interdittiva antimafia è un problema che le Camere penali pongono al governo sotto il profilo della legislazione delle interdittive, perché basta avere un rapporto o un dipendente che ha avuto un problema giudiziario, in automatico scatta l'interdittiva antimafia. Noi qua abbiamo avuto delle iniziative forti come Camere Penali, abbiamo dato un titolo che vorremmo che non venisse dato più, ed è stato il titolo, è stato quello di Calabria giudiziaria. Calabria giudiziaria appunto per le problematiche che la Calabria pone rispetto al sistema giudiziario e rispetto a quello che vorremmo, una giustizia giusta, che non è la giustizia giusta per gli avvocati che sono alla ricerca di vetrine, no, è la giustizia giusta per il popolo, per i cittadini, per gli imprenditori, per chi opera in questa regione. Quindi tre o quattro problematiche, consenta di chiamarla collega, tre o quattro problematiche: separazione delle carriere, misure di prevenzione e interdittiva antimafia. La Calabria ha, unitamente come dire le altre regioni dello Stato italiano, ha fortemente bisogno di un intervento radicale. Per questo l'appello delle Camere Penali al coraggio degli amici di Fratelli d'Italia a sostenere le riforme. Grazie. Grazie all'avvocato Renzo Antisola per il suo intervento dettagliato ed accurato. E adesso la parola all'avvocato Antonio Mazza, anche egli noto e stimato avvocato, magistrato onorario del Tribunale di Crotone. Sì, buonasera, grazie. Vabbè, non c'è il tempo assolutamente per scendere in tecnicismi su DDL Nordio, però ecco, traggo uno spunto per porre poi alla fine anche una domanda, approfittando proprio degli autorevoli relatori che ci sono stasera. Il DDL Nordio, si sa, insomma, sostanzialmente introduce una serie di modifiche nel codice penale, nel codice di procedura penale e nell'ordinamento giudiziario, ovviamente anche del magistrato onorario, la cosa che mi interessa più. Ora, il fatto è che vorrei arrivare ad un approccio diverso sul tema, e parto semplicemente proprio dalle prime righe con cui si cerca nella relazione di spiegare le modifiche, già l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, a cui faceva riferimento poco fa chi mi ha preceduto. Effettivamente la relazione impressiona, perché ci sono appunto dei numeri che sono impressionanti, cioè l'abrogazione dell'abuso di ufficio nasce da una rilevazione numerica che veramente lascia senza respiro. Cioè nel 2021, si legge nella relazione, ci sono stati in tutto il 2021 soltanto 18 condanne per abuso d'ufficio in sedi di dibattimento e 9 condanne davanti al GUP, quindi in tutto 27 condanne in tutto il 2021 e 35 patteggiamenti. Impressionante il numero delle archiviazioni, cioè nel 2021 su 4.745 iscrizioni nel registro della notizia di reato ci sono state 4.121 archiviazioni. Ho fatto un calcolo percentuale, siamo quasi all'87%. Nel quattrino forse si sono aggiunti, c'è qualche numero in più perché nella relazione mancavano 6 uffici, insomma, sostanzialmente, però lì la percentuale scende all'85, cambia poco. Impressionante anche nel 2022, su 3.938 iscrizioni al registro notizie di reato abbiamo 3.536 archiviazioni, siamo quasi al 90% delle archiviazioni. 85 per l'esattezza. No, io era quasi 90, ho fatto un calcolo, era comunque 85, vediamo quello che è. Allora, il punto sono questi numeri, cioè effettivamente interrogano, no? Cioè lasciano un po' basiti. Solo che ecco, io sono grato di aver avuto la possibilità di svolgere la funzione di magistrato onorario, sinceramente, perché da avvocato che svolge la professione da 30 anni ho la possibilità di avere un approccio a volte alle materie anche dall'altro lato, il che devo dire la sensibilità ha migliorato anche un po'
il mio modo di guardare, non ho migliorato la resa professionale, il mio modo semplicemente mi sento più completo nel guardare le cose, nel cercare di... E quindi anche questi dati qua mi interrogano. Ma mi approccio a questo interrogativo alla luce anche di un'esperienza recentissima. Io vengo fuori da 12 giorni splendidi, il mese di ottobre ultimo, in cui mi sono trovato con tutte le mie fragilità, incapacità, eccetera, eccetera, a coordinare l'esposizione di una mostra al Tribunale di Crotone, anzi nel museo di Pitagora, ma era coinvolto il Tribunale di Crotone, sulla figura del magistrato Livatino. Mi è piaciuta questa mostra, l'ho vista al meeting di Rimini del 2022, lo facevo semplice volontario, mi sono fatto vedere questa mostra, mi è piaciuta, sono tornato in Calabria. E ovviamente da magistrato a Crotone cosa fai? Sei nell'ascensore, perché il magistrato ha sentito, dobbiamo portare questa mostra perché è straordinaria. Io vado col procuratore Capoccia, lui ha visione fantastica, ha proposto anche un reading teatrale che ha commosso sacco di gente, è stato veramente bellissimo. Ora io di questa mostra, giusto per tornare al tema di stasera, mi porto tra i tanti insegnamenti di Livatino, me ne porto uno che voglio, è una bellissima frase, la voglio leggere con una preghiera, cioè quando si usa la parola giudice vi prego di fare lo sforzo anche di sostituire la parola legislatore, cioè di aggiungere la parola legislatore, perché credo che sia un criterio interessante e utile per entrambe le figure. Si dice qui, vi sono tante forme di affrontare il difficile, a tratti terribile, lavoro di giudice. Vi è quella distaccata e fredda di chi vede nelle tavole processuali solo un informe mucchio di carte che bisogna semplicemente ordinare secondo certe regole, e quella di chi scorge in esse invece i drammi umani che vi si celano e che è consapevole di quanto una decisione potrà lenirli o esasperarli. La differenza tra queste due categorie, tra questi due modi di informare il proprio dovere, sottile e abissale a un tempo, è quella che corre tra l'essere semplicemente operatori del diritto e l'essere operatori di giustizia con la G maiuscola. Io mi porto questa frase che mi ha sfondato, cioè letteralmente, perché ovviamente mi pongo poi criticamente sul mio modo di lavorare, ed è vero, c'è una differenza tra l'operatore di diritto e l'operatore di giustizia. Questa cosa, ecco, quindi è l'atteggiamento con cui mi sono approcciato a quei numeri lì. E lo dico perché sono sicuro che nel tirar fuori questi numeri, nel elaborarli, nel pensare anche alla soluzione, l'idea di arrivare anche ad abrogare appunto lo pubblico ufficio, c'è un lavoro immane dietro, sono sicuro che c'è questo, ma che vorrei capire meglio, cioè vorrei capirlo, io penso sia un'esigenza forse anche della gente comune, perché si è il rischio che nel dibattito che vediamo appunto, ma per il tempo che magari possiamo dedicare ovviamente al dibattito che si vede in televisione, che si vede con la stampa, eccetera, c'è il rischio che si veda semplicemente un confronto tra posizioni ideologiche, e questo toglie sostanzialmente la consapevolezza di quello che viene proposto e di quello che magari di cui dobbiamo convincerci, perché noi siamo cittadini che delegato ovviamente, degli esperti, delle persone che toccano le norme, come il magistrato, ecco questo voglio dire, come il magistrato è l'avvocato, è un operatore di diritto e ha però la chance enorme di essere un operatore di giustizia, lo stesso io penso a chi come voi lavora con le norme, si trova di fronte alla grande alternativa tra il fautore del diritto e il fautore di giustizia. Cioè sono proprio due posizioni che evidentemente nell'approccio al problema sono completamente differenti. Per cui il punto è che se mi immagino la posizione di Livatino di fronte a queste righe della relazione, il punto è, ma questi numeri, quale casistica rappresentano? Ok, noi abbiamo avuto quasi il 90-87% di archiviazioni, ma per quali motivi? Non so, difetto di prova, cioè voglio dire,
Sarebbe, è interessante probabilmente, e sono sicuro che questo lavoro è stato sicuramente fatto, perché ovviamente uno non si mette a scrivere, a fare delle modifiche di codice penale, così ovviamente appunto a correggerlo, ma può aiutare nel dibattito, sia magari anche della gente comune, perché poi alla fine, magari facendo una casistica, ma ripeto, puramente complessiva ovviamente, perché si parla di 4.700 archiviazioni, quello che è, magari potrebbe essere effettivamente utile, attenzione, io considero utile al dibattito, non essenziale, ma utile probabilmente anche a far capire, a togliere il sospetto che sia un dibattito ideologico. Cioè, utile, potrebbe essere utile, semplicemente dire, noi abbiamo preso questi 4.700 archiviazioni e ci siamo resi conto di, poi bisogna anche essere sintetici, capaci ovviamente per la comunicazione purtroppo ai tempi suoi, ma abbiamo capito che ci sono A, B, C, D di casistica che rendono evidentemente questo reato fallimentare, rendono questa previsione fallimentare. Allora, di fronte a un approccio di questo tipo, che gli operatori di diritto poi avranno occasione anche di approfondire, no? Perché un catalogo così ovviamente diventa motivo di approfondimento, di discussione, elimina, perché eliminare è una pretesa assurda, la dialettica è una cosa grande, però riduce sicuramente la sensazione che abbiamo di fronte un confronto puramente ideologico, di parte appunto che si contrappongono giusto magari per lanciare una cosa. Cioè, e la mia sensazione è che appunto magari dopo quelle righe sui numeri, e qui nasce la domanda, siccome la differenza veramente può essere quella tra essere fautori del diritto e fautori di giustizia, tentativamente, anche solo tentativamente, in una cornice così, e chiudo, chiedo, nel ragionare sulla eliminazione dell'abuso d'ufficio, che per carità ci sta, probabilmente la conclusione è inevitabile, cioè il risultato è sicuramente appunto inevitabile, la relazione continua parlando anche degli altri antidoti che ci sono appunto per quanto riguarda per questo tipo di condotte, i piani anticorruzione, tutto ciò che c'è nel settore appunto amministrativo. Si parla dell'aggravante, no? La 61 numero 9 del codice penale, che comunque riguarda tutti i reati comuni, per cui uno commette un reato comune, se lo fa con un abuso, praticamente ti becchi la sanzione appunto più grave. Cioè ci sono antidoti, altre previsioni che comunque non si elimina l'abuso, attenzione, la rilevanza penale dell'abuso non viene assolutamente eliminata. Ma il punto è, per arrivare appunto alla eliminazione, cioè proprio alla consapevolezza che questo reato e la previsione di questo reato è una cosa fallimentare, vi chiedo se è possibile, se è disponibile, se c'è la possibilità, se può essere offerto al dibattito pubblico anche attraverso una campagna informativa, anche perché è un tema completamente aperto, ancora è all'esame appunto delle Camere, quindi offrire eventualmente la possibilità di dare a quei numeri una carne in qualche maniera, qualcosa appunto che dia un'evidenza in più, che spieghi meglio la fallimentarietà appunto di questa previsione. E chiudo con la seconda domanda, sempre in questa cornice tra fautori di diritto e fautori di giustizia, rappresento la categoria della magistratura onoraria. Cavolo, se te l'aspettava, no? Sono contento della... Lo so, perché lei è sempre stato contento e ha sempre aiutato questa categoria, per cui il sorriso è assolutamente un sorriso di consenso, no, è veramente un sorriso anche di gratitudine, perché ovviamente ci sono le chat, vedo qualche magistrato, le chat in cui condividiamo. Certo, ci sono state delle cose, ovviamente c'è un emendamento, cioè un pezzo di previsione dove si faceva riferimento agli importi che è stato poi tolto e poi viene appunto reinserito. Ecco, cioè, anche lì magari un chiarimento le sarei grato anche a nome probabilmente delle altre persone che sono presenti. Io ho finito, grazie. Bene, ringrazio anche l'avvocato Tommaso. Tutti gli interventi, quelli tecnici sicuramente stimolanti e molto dettagliati e approfonditi. Cederei adesso la parola alla nostra sottosegretaria, con spirito di appartenenza, dico nostra perché è una delle rappresentanti appunto della Calabria Bella, ho l'onorevole Vandaferro, grazie. Buonasera a tutti, grazie per l'onore. Grazie di voi, io ci provo a farlo stando in piedi, qualora insomma... Vedete, è stato un periodo lungo, sofferto, 3 mesi insomma fuori dal mondo, se non attraverso quello che ci viene concesso, uno schermo, quando si andava a migliorare,
E credo che come terza uscita, la prima nella mia provincia, sono felice di essere qua. Sono ancora più felice di essere qua con te, insieme a tanti amici, a tanti amministratori. Ringrazio ovviamente gli autorevoli diciamo ospiti a questa iniziativa, che hanno dato tanti spunti di riflessione, tanti, devo dire, saranno i chiarimenti che sicuramente il sottosegretario fornirà. Ringrazio ovviamente Gino Vescio come coordinatore cittadino e rappresentante dell'Assemblea Nazionale, Rosario Verzi, ringrazio i tanti dirigenti, ringrazio il vice sindaco che per noi insomma è il padrone di casa in questa città, che sento un po' mia, come ha detto Gino Vescio, vicepresidente della provincia, tanti amici, tanti amministratori, nonché avvocati, quindi non vi cito tutti, è arrivata insomma la consigliera Gioia Tauro, quindi insomma per ascoltare, quindi questo ci fa piacere. In una città, Andrea, lo ha detto Cesare Mandrazzo, che in qualche modo ha visto e vede grandi energie imprenditoriali, la mezza una città dalle tante eccellenze, no? Che vanno dal mondo della cultura al mondo imprenditoriale, una città ricca, una città dove per esempio in un intervento che è stato giudicato oggi in una visita fuori da questa regione alla mia gamba, per capire, è stato detto insomma un intervento perfetto, una riabilitazione perfetta, cioè si parla della Calabria, e là mi sono sentita ancora una volta orgogliosa di essere calabrese, ma uno di questi medici è un vostro concittadino, il figlio di Franco Mastroianni. E questo serve a dire che in qualche modo non ho fatto questa applicazione per uscire fuori dal tema, per rispondere insomma a qualche spunto che so non esse, non sia stato certamente in termini, non è stato fatto in termini polemici, ma sicuramente di chiarimento. Però voglio dire insomma che non mi è mai piaciuto utilizzare né il ruolo in antimafia, ancor di meno quello di sottosegretario agli interni, che sapete tutti non è insomma un ruolo così semplice e poco scivoloso, soprattutto in questi nostri tempi, in questi nostri anni, per fare mai un plauso né a un'interdittiva, né a un comune sciolto, né ad un arresto. Non si può mai gioire, soprattutto perché è dichiarare un fallimento. Certamente c'è da rivedere una macchina, non sempre le interdittive, questo lo chiarisco a monte, hanno visto degli esiti giudiziari che in qualche modo erano in linea con quanto aveva previsto quella misura, ma in tanti altri casi sì. Allora, come in tutte le cose, no? Quando si scioglie un comune è un dispiacere, è un dolore, però dobbiamo dire che a monte, insomma, molte volte quando si leggono delle relazioni non si capisce il perché si deve arrivare, perché poi quello è un danno che paga tutta la comunità. Altrimenti sembra che tutte le interdittive stiamo mettendo mano attraverso la revisione del testo unico degli enti locali, sia per la parte che riguarda gli scioglimenti dei comuni, sia per quello che riguarda ovviamente le interdittive. E cercheremo ovviamente di allinearci, come abbiamo già fatto nel precedente mandato, quando eravamo all'opposizione, abbiamo credo approvato una norma che consente nelle interdittive delle imprese il contraddittorio, che credo sia un grande passo in avanti. Io mi sarei aspettato, ecco, più lei non troverà mai un mio applauso né su nessuna testata giornalistica né su nessuna televisione in tal senso. Non mi piace mai festeggiare sul cadavere del nemico e neanche dell'avversario, però era una puntualizzazione che dovevo fare perché sinceramente, ecco, da questo punto di vista mi piace avere un ruolo sobrio. Non ho padrini né padroni, quindi sono un politico libero, l'ho sempre dimostrato nel dire ciò che penso, al di là della parte politica, al di là della circostanza nella quale mi trovo, e questa mia libertà mi ha consentito di stare 40 anni in piedi in politica. Torno al tema di questa sera, lo dico perché credo che la riforma della giustizia è ciò che abbiamo inserito nel programma elettorale, una grande sfida, una sfida che il Paese ovviamente vuole e alla quale si sta lavorando in modo, devo dire, molto serio. Nel precedente io penso che il governo Meloni e la sua premier sin dall'insediamento ha chiarito da che parte stiamo. Noi stiamo certamente dalla parte di chi contrasta la criminalità organizzata. Per noi l'ergastolo ostativo era qualcosa da difendere ed è stato difeso fino in fondo. Il carcere duro è un istituto che deve rimanere, perché stasera noi abbiamo citato un grande magistrato, il beato Livatino, nonché il giudice ragazzino,
Io credo che pensando a uomini come Livatino, a Giovanni Falcone, a Borsellino, se questi istituti sono stati voluti da grandi magistrati, un senso, credo, giuridico da parte di chi deve essere non solo giudice ma legislatore, hanno un senso. E abbiamo avuto il coraggio di farlo, Andrea in modo particolare, e devo dire lo ha fatto anche pagando un prezzo molto alto, dicendo per quanto ci riguarda che siamo dalle parti sempre comunque di chi porta le divise, di chi ogni giorno tra tanti sacrifici, lo dico non oggi che sono al Ministero dell'Interno, ma lo penso da sempre, assicura i nostri cittadini verso quel senso di sicurezza che è sempre più richiesto. Io credo che fare le operazioni ad alto impatto, e in questo caso siamo reduci da insomma anche una brutta pagina che si è registrata nella Cetraro, vicino a Cetraro, e soprattutto legata a combattere l'antiracket, ma non solo quello, l'andrangheta, io credo che alla fine abbiano fatto piacere qualunque cittadino di Lamezia Terme piuttosto che di Catanzaro. E quindi stiamo dalla parte di chi in qualche modo deve governare una giustizia giusta che abbia quel traguardo che certamente per noi non aveva la Cartabia. La Cartabia mirava e avrebbe consentito non soltanto che tanti processi fossero assolutamente eliminati, ma si arrivava anche al punto che la vittima non sarebbe mai arrivata a vedere riconosciuto di essere stata una vittima, e non soltanto per reati di grande portata. Su questo si sono posti dei correttivi, si è parlato dell'abuso d'ufficio, perché quell'85% di archiviate e quant'altro in qualche modo ha intravisto che l'abuso d'ufficio non aveva un perimetro molto chiaro e molto netto, quindi molte volte questo non significa dire alla pubblica amministrazione corrompi, c'è la corruzione, il peculato, su quello andremo avanti con la chiarezza di sempre, ma mettendo ovviamente un paletto e soprattutto ridando fiducia ai cittadini, mettendo in movimento secondo me l'economia, dando la possibilità a chi amministra di non avere la famosa paura della firma. Quindi siamo consapevoli di questi temi, siamo consapevoli di ciò che significa le intercettazioni, salvaguardare i terzi da una gogna mediatica che spesso non significa assolutamente far parte di quel processo, solo in caso in cui un giudice, credo, ma poi andrà a spiegare a me, lo sancirà, si potrà in qualche modo dare alla stampa. Alla fine le intercettazioni potranno essere utilizzate ai fini che servono, insomma, per quanto riguarda la parte investigativa fino in fondo, senza se e senza ma. Io non voglio entrare in tante, si parla di giustizia giusta e quello che credo si debba fare con una giustizia veloce, celere. E la giustizia si fa anche, si è detto di Andrea Del Masso, lo ringrazio perché sono arrivati tanti soldini in questa nostra regione. Voglio ricordare gli 11 milioni all'istituto penitenziario perché lui li ha girati uno per uno, sceso in Calabria. Abbiamo girato tutti gli istituti penitenziari perché è giusto entrare e vedere le condizioni degli istituti penitenziari, in che condizioni stanno in molte carceri. Quindi al di là era una delle strutture di garantisco peggiori, dove sono arrivati ben 11 milioni di euro. Finalmente è finita l'era dei famosi direttori ad interim, o a più, con credo 57 nuovi direttori, cui due vice direttori, tre anzi verranno in Calabria, uno su Lodi, uno su Catanzaro e l'altro, se non ricordo male, su Reggio Calabria. E credo che poi dall'altra parte ci deve essere quel sistema che ci garantiscono le forze dell'ordine. Si è parlato della parte contrattuale, si parla in qualche modo anche di un turnover che è stato sbloccato dopo 10 anni, che significa concorsi per 6.000 unità, che riguardano ovviamente anche polizia penitenziaria, che riguardano anche il comparto ovviamente della giustizia, dei carabinieri, e quindi della parte della difesa. In quella necessità certamente di scalare le graduatorie, perché pochi uomini con grandi sfide, abbiamo il problema dell'emergenza migranti, abbiamo il terrorismo, abbiamo tutto ciò che va ad aumentare soprattutto in città come nelle grandi città, penso anche all'operazione sulle stazioni sicure. Questo perché? Perché una giustizia giusta ci può essere se c'è rispetto delle regole. Rispetto delle regole significa in qualche modo avere saldi dei principi che credo sicuramente non mancano. Mi veniva in mente quando si citava il coraggio, no? Non c'è assolutamente nessuna preoccupazione a chi prenderà lo scettro. Separazione da carriera, io ricordo, e lo dico senza nessuna forma di nostalgia perché
veniamo da quella storia, ma abbiamo combinazione Giorgia dopo Giorgio, no? Sembra strana la storia, ma con la consapevolezza che è una battaglia che la destra porta alla separazione delle carriere da che mondo è male. Io penso che ancora più preoccupante sia invece il sistema delle correnti, sia più preoccupante il potere che in qualche modo molti non hanno denunciato in un certo momento, che ha visto solo magari Palamara essere in qualche modo un disegno astratto in un mondo che sicuramente ne faceva parte. Non c'è nessuno scontro, non ci sarà scontro tra la politica e la magistratura, ancor di meno voi che rappresentate delle categorie importanti, siete parte di questo meccanismo. Però si chiede a tutti quanti quel coraggio che si chiede alla politica. Giustamente è stato più volte detto, chiediamo agli amici di Fratelli Italia coraggio. Il coraggio non ci è mai mancato. Eravamo al 3%, oggi governiamo il paese, cosa non semplice in una congiuntura, devo dire, difficilissima dal punto di vista economico, geopolitico e quant'altro. Il coraggio c'è, però deve essere un coraggio che in qualche modo deve remare, vedere remare tutti dalla stessa parte. Molto spesso quel coraggio manca perché magari si fanno delle battaglie per una singola categoria a scapito di un intero disegno. Io sono convinta che con sottosegretari come Andrea Del Masso, che per me non me ne voglia, so che c'è una televisione che registra, ma come il Topolino disse all'elefante, sono di marito perché ero stato malato, no? Quindi se dico una cavolata in più per me, insomma, al il valore di un ministro, e lo dico per la sua competenza, per la sua passione, per il suo coraggio, per il suo non abbassare mai la testa di fronte a niente e a nessuno. E quindi sono convinta che Andrea riuscirà a portare una riforma di una giustizia giusta fatta da uomini e donne giuste. E chiudo dicendo che alcune volte non sono le ali che mancano, è il coraggio di usarle. Oggi c'è il coraggio di usare quelle ali rispetto in qualche modo a tante persone che sono rimaste vittime, ad una giustizia che dobbiamo rendere efficiente per il cittadino, ad una magistratura che, perché no, nel ricordo del Livatino, dei Borsellini e dei Falconi deve continuare su quella scia, ma anche di tanti giuristi che questa terra sicuramente può vantare di avere. Ed è quell'orgoglio che all'inizio mi ha portato a dire sulla sanità, mi sento di dire che questa terra di Calabria ha avuto delle scuole di giuristi straordinarie che tutti ci invidiano. Continuiamo su quella strada. Grazie. Grazie all'onorevole sottosegretario della giustizia Vandapero, adesso cedo la parola al sottosegretario, agli interni Vandapero, cedo la parola al sottosegretario Del Mastro, diciamo la carne al fuoco è tanta, onorevole, abbiamo parlato di abuso d'ufficio, separazione delle carriere, nella riforma è prevista anche la responsabilità civile per i magistrati, mi pare di aver letto anche in merito alla violenza sulle donne il codice rosso, insomma i temi sono davvero molteplici, il titolo di questo evento la dice lunga forse, verso una giustizia giusta, forse prima ci sarebbe da riflettere su che cosa non ci sia stato di giusto nella giustizia italiana. Comunque a lei la parola, Andrea Del Masso Del Rivedo, che è sottosegretario alla giustizia. Grazie, voglio ringraziare evidentemente tutti i dirigenti di Fratelli d'Italia che hanno promosso questo convegno in una terra come la Calabria, dalle forti contrapposizioni sulla giustizia. Abbiamo in Calabria un mondo di un'avvocatura che rivendica con orgoglio, lo abbiamo ancora sentito questa sera, una serie di diritti sostanziali degli indagati e degli imputati, ma abbiamo anche una terra in Calabria che ha esportato il modello antimafia con il procuratore Canteri in tutto il mondo e siamo onorati e fieri di avere quel rappresentante anche del mondo della giustizia. Una terra di forti contrapposizioni sulla giustizia. Devo però in via preliminare tirare l'orecchio al mio amico Vescio. Non è vero che io non volessi venire in Calabria, sono sempre in Calabria, sono spesso in Calabria ci sono luoghi dell'anima come Gerace che mi affascinano da sempre, donne dell'anima come Vandapero che mi affascinano da sempre, difatti un luogo dell'anima Gerace non ci vivo, una donna dell'anima Vandapero non ci convivo, ahimè. Gino Vescio, non si può, ci sono cose che non si possono fare, tra queste venire in Calabria quando Vandapero è indisposta e inabilitata temporaneamente. Ci sono cose come nella pubblicità invece che non hanno prezzo, fra queste tornare in Calabria non appena Vandapero fa la sua prima uscita pubblica. Ecco perché sono venuto in questo periodo. È una donna straordinaria che mi fa molto.
morire da ridere, riuscite a raccontare che la Calabria è bellissima perché, lo sono segnato, l'intervento sulla sua gamba è stato perfetto. Noi la Camera dei Deputati eravamo abituati a ritenere la Calabria una terra bellissima per la gamba perfetta di Valdaferra, non per l'intervento perfetto sulla gamba di Valdaferra. Ma al di là di qualche battuta per approcciare il tema, come dire, sminando le contrapposizioni violente e forti che ci sono state sulla giustizia in questi anni, in questi 30 anni, che noi vogliamo archiviare. Perché io mi sono segnato, c'è il rischio di contrapposizioni ideologiche sull'abuso d'ufficio? No, c'è il rischio di contrapposizioni ideologiche su tutto nel mondo della giustizia. E Fratelli d'Italia si incarica di essere sotto questo profilo veramente l'altro volto del centrodestra. Siamo stufi di contrapposizioni ideologiche sul mondo della giustizia. Siamo stufi di una guerra per bande fra ultras da stadio, ultras garantisti contro ultras giustizialisti che hanno prodotto la paralisi delle riforme della giustizia in questa nazione. Allora chi, se per garantista si intende chi affida e vuole affidare e riconoscere sempre più diritti ai cittadini che occasionalmente siano indagati o imputati, chi non è garantista? Ma se per giustizialista si intende uno che è animato dalla pulsione per la giustizia, che non vuole arrendersi al fatto che in Italia tutti i processi, per esempio per grandi disastri colposi, terminano con la prescrizione, chi non può definirsi giustizialista? E allora noi vogliamo, proprio quando parliamo di giustizia giusta, senza più qualificarla con questi termini che mi sembrano non novecenteschi, ottocenteschi, garantista contro giustizialista, garantista contro giustizialista contro garantista. Poi cos'è che accade? Arriva il governo dei 600 milioni, Forza Italia governa assieme al Movimento 5 Stelle, non ha il coraggio di abolire l'infausta abolizione della prescrizione di Bonafediana memoria e introducono la prescrizione processuale in appello che stava per portare al macero 150.000 processi in Italia, a raccontare il fatto che sono due false contrapposizioni ideologiche. Fratelli d'Italia tenta di dare vita ad una giustizia 4.0 e superare queste contrapposizioni ideologiche in tutto. E allora, se mi si dice avrete il coraggio di andare avanti sulla separazione delle carriere, certamente sì, la separazione delle carriere è un obiettivo di mandato di questa coalizione, guidata da una donna, come ricordava prima l'onorevole Vandaferro, che non ha scheletri nell'armadio, ma anche da una donna che non vuole né rappresentare l'avvocatura, lo dico con onestà, neanche rappresentare la magistratura, ma rappresentare la giustizia nel suo complesso, perché l'interesse della nazione non sono i singoli interessi individuali, ma è sapere che sopra i singoli interessi individuali c'è l'interesse nazionale. E noi modificheremo la giustizia nel senso della separazione dei carriere. Ci serve coraggio, ci serve averlo promesso in campagna elettorale, no? Io molto spesso sento la sinistra che dice una cosa che è straordinaria ultimamente: il centrodestra, la Meloni, lo occhieggia alle sue categorie di riferimento, perché ha detto che abbassava le tasse a quelli, cioè la sinistra è così disabituata a mantenere le promesse che fa in campagna elettorale che quando uno le mantiene viene accusato di occhieggiare alle categorie di riferimento. No, ho fatto delle promesse elettorali, le mantengo banalmente. Allora non ci vuole tanto coraggio, noi crediamo che la separazione delle carriere realizzi il giusto processo, realizzi la terzietà non solo sostanziale ma anche apparente del giudice, realizzi la parità processuale fra le parti e nel contrasto degli interessi fra accusa e difesa si arriva alla sintesi migliore con un giudice veramente terzo e non realizzi più quella spiacevole, sgradevole sensazione tanto dell'imputato quanto dell'indagato quanto dell'avvocato di vedere da una parte il giudice in linea sempre comunque con il PM, quanto a volte non intimorito dal PM, e dall'altra parte l'avvocato che sarebbe l'amico dei banditi che cercherebbe di mettere dei granellini di sangue nella favolosa macchina della giustizia italiana. Così non è, e in ogni caso quella sensazione è sgradevole per qualsivoglia indagato imputato, e in ogni caso il processo accusatorio è il processo accusatorio prevede sostanzialmente la separazione delle carriere, e ci arriveremo sotto questo profilo senza nessun coraggio. Semmai sono io a dire al mondo dell'avvocatura: abbiate coraggio, perché non è che per essere avvocati bisogna invece essere per forza garantisti fino in fondo, o meglio fare gargarismi garantistici anche nei confronti della criminalità organizzata.
E allora vi faccio degli esempi. Noi abbiamo fatto, e poi arriveremo a parlarne, abbiamo abolito l'abuso d'ufficio. Fra le varie tesi che ci hanno indotto ad abolirlo era la cosiddetta paura della firma, un reato evanescente dalla condotta troppo elastica, che permetteva addebiti sostanziali di reati per i quali per insussistenza dell'elemento oggettivo molto spesso si perveniva, così ho anche risposto all'altra domanda, a delle archiviazioni, si flagellava la vita in fase di indagine degli amministratori, ma soprattutto induceva la cosiddetta paura della firma. Noi sappiamo che l'Italia, da sindaci a segretari comunali a dirigenti dei lavori pubblici, erano inchiodati e terrorizzati da un paese che una volta era la culla della civiltà giuridica europea, che si era trasformata più forse in un cimitero della civiltà giuridica europea, per cui vi era un reato che non sapevi mentre lo commettevi se lo commettevi o non lo commettevi. Allora, perché è un reato troppo evanescente, troppo interpretabile dalla condotta fisarmonica, e abbiamo deciso, per contravvenire alla paura della firma, che era ciò che paralizzava i lavori pubblici in un comune, banalmente, che era ciò che paralizzava l'agire amministrativo, di cancellare un reato che ha prodotto pochissime condanne, ma in compenso ha leso irreparabilmente l'onore di indagati e imputati e ha prodotto la paralisi amministrativa. Si chiamava paura della firma. Io però ho come la sensazione che quei due uomini in divisa in fondo alla sala abbiano la paura dell'intervento per il reato di tortura, che è uguale. L'avvocatura del FA ci aiuta a tutelarli? Ha quel coraggio? Spero di sì. Perché noi avvocati dobbiamo, mi sento tale anche se sono sospeso per forza in questo momento esercitando la professione, dobbiamo avere il coraggio di dismettere ogni tanto la toga e assumere il pan del cittadino. Se io so che noi avvocati abbiamo gioito per l'abolizione dell'abuso d'ufficio, beh, dovremmo avere il coraggio di gioire per un altro reato evanescente, interpretabile, per il quale quel signore in divisa, mentre fermo un delinquente, non sa se verrà o no giudicato per reato di tortura, e che ha prodotto, se l'abuso d'ufficio produceva la paura della firma, la paura dell'intervento. E io non voglio vivere in una nazione dove le nostre forze dell'ordine hanno paura di intervenire per difendere. E quindi, caro collega, ti tranquillizzo, avremo quel coraggio, non le avremo sulle cosiddette confische senza condanna, perché non conosco i dati, mi fido ciecamente dei dati che tu mi dici, quelli in uno con le interdittive, che invece è un discorso più sfumato al quale ti ha già risposto Vande, quindi non aggiungo altro, ci stiamo lavorando per addolcirle, per renderle più certe. Ma le confische senza condanna che si comminano ai patrimoni dei mafiosi nella logica di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, follow the money, insegui il fine ultimo del criminale, che è quello dell'accumulazione di patrimoni illeciti, colpisci il patrimonio illecito del criminale. Beh, insomma, non credo che ti darò soddisfazioni, perché io ho preso per buono che quelle misure costituiscono un detrimento dell'1% del PIL calabrese. A me sembra di poter dire però che, se è vero, la 'ndrangheta fa il 90% della depressione del PIL calabrese, e io devo colpire mortalmente e frontalmente la 'ndrangheta, soprattutto quando ricicla il suo denaro e inizia a fare concorrenza sleale alle economie pulite calabresi, pugliesi, piemontesi, lombarde, di tutta la nazione. So che la CEDU ha dei dubbi, non c'è dubbio, io sono però andato ad Anversa poco tempo fa e ti posso raccontare che nel gruppo dei volenterosi, che è un gruppo di 6 paesi, fra cui Spagna, Germania, Francia, che non mi paiono proprio delle nazioni antidemocratiche, Belgio, abbiamo fatto un convegno ad Anversa, non mi hanno mica chiesto quali garanzie conferiamo noi ai indagati, imputati, mafiosi e non mafiosi. Il convegno era sul 41 bis del carcere ostativo, il 4 bis, il carcere duro, le misure di le confische senza condanna, le misure preventive, perché ritengono che la normativa italiana sia la normativa, la più alta asticella contro la criminalità organizzata, e ora che iniziano a averla anche loro si pongono dei dubbi. E ho avuto l'orgoglio di incontrare il capo della DEA americana, che ci ha fatto un bel video dove faceva vedere dove la 'ndrangheta ricicla con i due cartelli
delle droghe del Sud America che importano tutta la cocaina in Europa, dove riciclano il denaro. Inghilterra, una macchia verde, era tanto più la macchia verde era grossa e pulsava, tanto più riciclavano il denaro. Inghilterra, una macchia verde impressionante. Germania, una bella macchia verde. Francia, una bella macchia verde. Sai dove non c'era un solo puntino verde? In Italia. E sapete perché non c'era un puntino verde in Italia? Perché così come le grandi multinazionali prescelgono la sede fiscale là dove c'è una normativa di vantaggio fiscale, le grandi holding del crimine riciclano dove gli stati non hanno gli strumenti per aggredire il patrimonio riciclato. E io sono orgoglioso di vivere in una nazione dove non riciclano nulla, perché dopo aver esportato mafia per una vita finalmente esporto antimafia, e preferisco essere la nazione che esporta antimafia nel mondo e non esporta la mafia nel mondo. E il capo della DEA raccontava ai colleghi dei governi europei: attenzione, che sul subito ti sembra che ci sia solo il problema dell'aggressione del patrimonio mafioso, ma sul lungo periodo quelli divorano l'economia reale per bene. No, quelli non giocano alla libera concorrenza, quelli hanno disponibilità enormi, tutto comprano, tutto corrompono, tutto rubano, tutto portano via. Io sono orgoglioso di quello, è uno dei frutti per il quale noi siamo all'avanguardia nel contrasto della criminalità organizzata, sono proprio le confische, come vengono dette in Europa, senza condanna, che pure hanno un loro processo di giurisdizionalizzazione anche in Italia. Allora, ecco l'ottica con cui ci muoviamo. Sono garantista perché ho abolito l'abuso d'ufficio? No, sono normale. Era un reato che non produceva effetti, salvo paralizzare l'amministrazione italiana. Non ce lo potevamo permettere prima. Probabilmente uno dei motivi per cui noi siamo la nazione che rende di più all'Europa dei fondi, perché non riusciamo a spenderli. Non ce lo potevamo, ancor meno ce lo potevamo concedere questo lusso in corso di realizzazione di PNRR, però voglio anche cambiare il reato di tortura, perché c'è anche la paura dell'intervento. Sono giustizialista lì? No. Sono normale, voglio che le forze dell'ordine possano operare, voglio che i dirigenti amministrativi, se non rubano, possano operare. Voglio la separazione delle carriere? Sì. Contro la magistratura? No. Voglio garantire alla magistratura di poter continuare ad aggredire i patrimoni degli andranghetisti, perché è quanto di più immondo ci possa essere il patrimonio dell'andranghetista? Sì. Sono giustizialista? No. Semplicemente c'è un centrodestra tra i numeroni che ha una precisa visione della politica di giustizia e della politica criminale in questa nazione, e farà tutto senza necessità di coraggio, e farà alcune cose che saranno gradite al mondo dell'avvocatura e ne saremo lieti, altre che saranno più gradite ad altri mondi. Ho discusso per dei mesi sulle riforme Nordio, perché poi quando finalmente è arrivato il DDL Nordio si è consumata una tragedia in Parlamento. Abbiamo celebrato il funerale del caro estinto Nordio, quello giornalistico, tutti raccontavano che avrebbe tolto le intercettazioni, ed è affiorato il vero Nordio, il ministro, che nella sua cultura giuridica ha sempre detto: noi colpiremo l'abuso delle intercettazioni, non colpiremo le intercettazioni. E allora apriti cieli, in quel caso lì sì, l'antimafia al servizio permanente, e allora toglierà le intercettazioni per i mafiosi. Faccio: no, guardate, non toglieremo nessuna intercettazione per i mafiosi. Allora toglierete le intercettazioni per i corrotti? No, guarda, dopo 3 mesi che andavo avanti tutti i giorni a spiegare che non toglievamo nessuna intercettazione, finalmente arriva la proposta Nordio, che è la proposta orgogliosamente di Fratelli d'Italia. Le intercettazioni, il perimetro, l'uso delle intercettazioni, non deprimeremo mai la magistratura dello strumento delle intercettazioni per contrastare criminalità organizzata e corruzione nell'ambito dell'amministrazione, perché non può essere che la destra italiana faccia una roba del genere, perché la destra italiana, al di là di una parentesi storica nella quale vi è stato uno scontro fra magistratura e politica, è anche figlia della migliore magistratura, cioè di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e noi avremmo il piacere di riabbracciare certa magistratura, e segnatamente non la magistratura deviata, e per quello che invece avremmo il piacere di colpire chirurgicamente a sangue la magistratura di Palamara, che è la gorga dell'eterno fetore, perché è una magistratura per la quale avanti se batti l'anello. Questo non vuol dire
che noi siamo orgogliosamente figli di altra magistratura, di Latino, Falcone, Borsellino e quella stragrande maggioranza di giudici in Italia che non fa associazionismo e che ha sempre lavorato nell'interesse esclusivo della nazione, difendendoci dalla criminalità, difendendoci dai soprusi, sanzionando i criminali. Orbene, noi abbiamo detto mai depriveremo la magistratura di questo straordinario e indefettibile strumento per l'accertamento dei crimini più gravi. Quale spacciatore cucchiamo ancora se non senza le intercettazioni? Quale narcotrafficante cucchiamo senza le intercettazioni? Quale corrotto corruttore cucchiamo senza le intercettazioni? E così tanto poco vero che non servono le intercettazioni che anche per il tramite delle intercettazioni siamo riusciti a beccare Matteo Messina Denaro. E allora mai avremmo privato la però avremmo colpito quell'abuso massmediatico, quel cortocircuito massmediatico per cui le intercettazioni che violano profondamente la mia privacy come cittadino, che squadernano la mia esistenza privata, che è un potere che io cittadino conferisco alla magistratura privandomi di diritti di rilevanza financo costituzionali alla riservatezza della mia vita, e lo conferisco perché loro lo usino solo ed esclusivamente per combattere la criminalità, non è più accettabile che surrettiziamente venga utilizzato per consentire al Fatto Quotidiano di fare un titolo a nove colonne che rovina la vita delle persone. Che le intercettazioni rimangono esattamente come prima, ma che potranno essere giornalisticamente utilizzate solo se usate nel processo, usate dal giudice per la condanna, usate dal pubblico ministero per fondare l'accusa. Perché dovete sapere che purtroppo molto spesso in Italia avevamo la sensazione da processi che poi neanche nascevano e da intercettazioni prive di qualsivoglia rilevanza penale, magari in confronti anche di una persona che non era neanche indagata ma che stava parlando con l'indagato, servissero semplicemente per brufolare nella vita delle persone e per distruggere la vita delle persone. E allora anche qui siamo garantisti, siamo giustizialisti, non lo so, mi pare di buon senso banalmente, mi pare una giustizia né più garantista né più giustizialista. Più giusta, quella che dice le intercettazioni sono fatte salve, nessuno le usi più in maniera distorta per confezionare i titoli sui giornali amici, per selezionare una classe dirigente politica, per rovinare la vita a una persona, quella professionale, quella politica, quella umana, a volte anche quella familiare. E questo è l'intervento che abbiamo fatto sulle intercettazioni, sull'abuso d'ufficio, l'abbiamo detto prima, c'è un reato dalla condotta così tanto evanescente che un qualunque amministratore oggi con me assumeva un contegno e non sapeva oggi per domani se un giudice non avesse ritenuto che quel contegno era fosse o meno un reato. E allora evidentemente dovevamo abolire un reato che paralizzava l'attività amministrativa, peraltro nell'intima convinzione di politica criminale. E se dietro quell'abuso ci fosse un fatto corruttivo, state pur certo che il dirigente dei lavori pubblici di Lamezia, onesto e per bene, se ha un dubbio, ferma la penna perché non ha altri interessi per andare avanti. Viceversa, se il dirigente dei lavori pubblici di Lamezia non è una persona per bene e ha 200.000 euro di buoni motivi per andare avanti, ha abuso o non abuso, va avanti e continua a firmare. Quindi il paradosso estremo è che quel reato così evanescente serviva a bloccare i dirigenti, gli amministratori, i sindaci per bene, mentre quelli che avevano altri motivi evidenti per proseguire andavano avanti e quindi non realizzava lo scopo voluto quella norma, e l'abbiamo banalmente cancellata. Siamo intervenuti sempre nel primo DPL Nordio anche sull'avviso di garanzia, la cosiddetta informazione di garanzia, che era diventata nel tempo più che informazione di garanzia, garanzia di informazione. Cioè, non è che serviva a me informarmi che c'avevo un problema, serviva ai giornali a venire a vedere quando arrivavano 22 macchine della finanza a notificarmi l'avviso di garanzia. Allora abbiamo detto, banalmente, nell'avviso di garanzia si può anche spedire per posta in plico chiuso, senza la necessità di spettacolarizzare la giustizia a favore di telecamere, a favore di giornali, con la finanza, perché non so per quale motivo, se il vice sindaco, che sicuramente non gli capiterà mai, anche perché lo stiamo volendo, venisse attinto da un provvedimento di indagine per abuso d'ufficio, non si capisce perché non gli può arrivare a casa una lettera, lui la porta dal suo avvocato, no, devono arrivare 42 agenti della finanza, tendenzialmente verso le 11 del mattino, così anche più tutti i ritardi si sono ormai già svegliati e vedono l'evento, che gli notificano a sirene spiegate l'avviso di garanzia per abuso d'ufficio, che poi verrà archiviato.
abbiamo detto, l'informazione di garanzia si notifica, peraltro come già indirettamente prevedeva il codice, ma ora l'abbiamo detto tassativamente, la si notifica in plico chiuso postale, perché anche qui non metteremo mai i bastoni fra le ruote della giustizia italiana e eviteremo in ogni modo la spettacolarizzazione della giustizia penale italiana che tanti lutti addusse ai poveri, non agli atei in quel caso, ma agli italiani. E allora, ancora siamo intervenuti sulle misure cautelari per le quali ci sono tre presupposti, perché io parlo ovviamente non al collega ma al pubblico, ci sono tre presupposti perché tu possa prima di una condanna essere messo in galera: il pericolo di fuga, certo sono un narcotrafficante, mi hanno beccato con 400 kg di cocaina, probabilmente in Italia mi danno 40 anni, allora se mi lasciano libero durante il processo, prima che accertino me la batto, vado a finire in Sud America, arrivederci, grazie. Allora si dice, se c'è il pericolo di fuga lo si può arrestare subito, prima della condanna, senza passare dal via, senza interloquire con il giudice. Lo fa il PM. Bene. Poi c'è il pericolo di inquinamento probatorio. Io, lui e lui ci mettiamo d'accordo per... siamo correi di una corruzione, noi, il giudice sa che se ci lascia liberi nei primi giorni quando ci ha notificato l'indagine, magari ci troviamo una sera a cena, ci mettiamo d'accordo, raccontiamo cosa dire il PM, aggiustiamo la versione, allora il PM ha il piacere prima di metterci in galera, dopo di vedere che noi non inquiniamo probatoriamente il tutto. Poi c'è il pericolo di reiterazione del reato, cioè se io non ti metto subito in galera tu commetti di nuovo il reato. Pericolo di fuga mi pare evidente, ti devo consentire di arrestarti perché se no scappi. Pericolo di inquinamento probatorio, di nuovo sei lì che ti metti d'accordo, fai saltare l'indagine. Ma il pericolo di reiterazione, ora, per quanto lui possa essere un mandrake della corruzione e per quanto sia riuscito a mettersi in tasca 1 milione di euro per un appalto del comune di Lamezia, ci metterà più di 3-4 giorni a rifare un altro appalto e rimettersi in tasca un altro 1 milione di euro. E allora, se il pericolo di reiterazione non è, è evidente che non sia così urgente, è normale dire che il PM non ti trascina lui in galera, salvo dopo 4 giorni tu vedere finalmente il tuo giudice e potrò spiegare le tue ragioni, ma il PM ti porta davanti al giudice e tu spiegherai le tue ragioni al giudice, perché era ignobile per una nazione civile e democratica che io venissi tradotto in prigione senza neanche potermi confrontare con il giudice semplicemente dall'accusa. Abbiamo introdotto questa modifica, è garantista, non lo so, è giustizialista, non lo so, è giusta, conferisce nuovi diritti ai cittadini senza togliere alcun potere di indagine, di accertamento della verità alla magistratura. Per questo che quando c'è il rischio di contrapposizione ideologica, è esattamente quello che noi vogliamo evitare. Ed è esattamente quello che ha prodotto la paralisi di tutte le riforme in Italia. E il coraggio a noi non manca, vedi caro collega, prima hai parlato, diciamo così, che nella spettrometria del garantismo il più alto tasso di adamantino garantismo ce l'avrebbe Forza Italia, no? Però colleghe, è stato in un governo con il Movimento 5 Stelle, non ha abolito l'infausta sgrammaticata parentesi bonafediana che, avendo cancellato la prescrizione, aveva restituito un universo di concentrazionario di indagati e imputati a vita. Noi, pur senza giocare al gran giro del campionato del garantismo, pur senza avere l'ambizione di essere il varente del garantismo, abbiamo abolito la prescrizione, perché a noi piace più che fare i convegni, fare attività vera. E quindi a noi il coraggio non manca, forse era mancato quelli là che sono stati in un governo con il Movimento 5 Stelle senza abolire la prescrizione e introducendo anzi l'improcedibilità. Perché poi vedete qual è la fortuna del governo Meloni, che è un governo politico, che per quanto ci siano queste sfumature, screziature, queste diversità, perché sennò saremmo un unico partito, siamo 3 partiti con diverse sfumature, la grande fortuna è che siamo un governo politico. Il governo dei 600 milioni con la professoressa Cartabia, che vale evidentemente in termini giuridici 700-800 Andrea Del Mastro, tanto erano i milioni, se lo dicevano, se lo cantavano se la suonavano un po', no, insomma non erano i 600 milioni, no? E questi, io dico sempre che il miglior pizzaiolo del mondo è pur costretto a fare la pizza con la farina che ha a disposizione.
E quella farina di quel governo tecnico è una farina fortemente disarmonica. La povera Cartabia era stritolato fra la bocca giustizialista dei 5 Stelle e la bocca del fuoco garantista di Forza Italia. I 5 Stelle gli dicevano: non ti permettere a toccare l'abolizione della proscrizione di bonafediana memoria. Questo si girava da quelli di Forza Italia che ti grignavano i denti. Allora diciamo, ma con voglio, allora introduci l'improcedibilità, quelli diciamo quelli di Forza Italia, perché così teniamo in piedi quella follia dell'abolizione della prescrizione come diritto sostanziale dei cittadini, ma Forza Italia ci introduce l'improcedibilità. Risultato, collega, non so nel mondo, in Europa c'eravamo solo noi che avevamo una pallida ego di prescrizione sostanziale in primo grado e una prescrizione processuale in secondo grado. Nel resto d'Europa guardavano i cosiddetti migliori come coloro che avevano prodotto un ircocervo giuridico, un Frankenstein giuridico, un mostro giuridico, senza nessuna coerenza. E noi invece abbiamo avuto semplicemente... Adesso abbiamo depositato, abbiamo reintrodotto la prescrizione, abbiamo cancellato l'infausta e giuridicamente sgrammaticata per parentesi bonafediana, ma abbiamo anche cancellato l'improcedibilità in appello, perché io voglio garantire ai calabresi che se ci vuole più di 2 anni per celebrare un appello per un grave processo di 'ndrangheta, la magistratura abbia quei 2 anni in più, perché questo è senso della giustizia semplicemente. E abbiamo abolito l'improcedibilità riconferendo una legge normale. L'appello, che cos'è? È garantista dire che il pubblico ministero, limitatamente ai reati bagatellari meno gravi, non possa più appellare una sentenza di assoluzione? Dobbiamo chiudere, immagino, di primo grado, lo faremo immediatamente. Perfetto. Allora scusami, se non ci sono altri motivi per distrarmi, Wanda, da me, l'unico modo che ho per affascinarla è parlare. Garantista dire che, perché in primo grado un giudice assume i testimoni, guarda le carte, parla con l'imputato, ci mette anni, mesi, sente le per... secondo grado il giudice one shot, legge le carte, decide se quello di primo grado ha detto tutto, ha detto male, no? Noi abbiamo detto, ma per i reati più bagatellati, per i reati meno gravi, quella citazione diretta al giudizio, ma non so cosa può intendere il pubblico, per i reati meno gravi, quelli non di grave allarme sociale, ma dato che la nostra Costituzione dice che tu puoi essere condannato solo oltre ogni ragionevole dubbio, ma se il giudice che per anni ha sentito i testimoni, guardato le carte, sentito l'imputato, sentito la persona offesa, ha concluso che quel cristiano era innocente, come farà quello di secondo grado in un giorno, senza vedere una sola persona, ma solo leggendo le carte, a stabilire che è colpevole oltre ogni legittimo dubbio? E allora abbiamo detto, per i reati meno gravi, che presuppongono una minor complessità nell'accertamento del fatto, non c'è bisogno, se viene assolto in primo grado, la partita è finita, anche perché gli strumenti che ha la magistratura, che noi garantiremo sempre, sono enormi, sono potentissimi, ma poi la partita è finita. È garantismo? Non lo so. È giustizialismo? Non lo so. È la nuova linea del governo Meloni, dimenticarsi di questi due ismi, che come quasi tutti gli ismi sono le infezioni ideologiche dello spirito, e lavorare con una idea in testa, dare più diritti e garanzie ai cittadini, eseguire una pena certa, non deprivare la magistratura di un solo strumento per accertare i reati. Ed è sotto questo profilo che siamo particolarmente orgogliosi, poi risponderò ancora anche alla magistratura onoraria, intanto lo rivedo, non me ne dimentico, anche perché è un altro risultato conseguito da questo governo. Siamo particolarmente orgogliosi che il primo atto del governo Meloni sia stato, e lì entriamo di nuovo in tensione col mondo dell'avvocatura, garantire la sopravvivenza dell'istituto dell'ergastolo estativo rispetto ad una Europa, ad una CEDU che avrebbe voluto riprogrammarci culturalmente e giuridicamente. L'Europa dovrebbe imparare a prendere lezioni dall'Italia nel contrasto alla mafia, non a cercare di riprogrammarci. E i governi europei, Francia, Germania, Belgio, Olanda, credimi, sono andato a un convegno ad Anversa, hanno già imparato.
perché il garantismo, al di là del fatto che per me sia garantismo che il giustizialismo sono un'infezione dello spirito umano, ma il garantismo applicato all'andrangheta non è più solo garantismo, è gargarismo garantistico, perché a fenomeno di criminalità eccezionale io rispondo con normative eccezionali. E allora sia chiaro, e do la gioia di dirlo qua in Calabria, fino a quando ci sarà il governo non di centrodestra, non di destra, in questo caso il governo Meloni, l'andranghetista marcisce dentro il carcere fino a quando non gli abbiamo cambiato il sangue, non esce. Così come avrà le peggiori condizioni di carcere, il carcere duro, perché quella gente che pur privata della libertà continua a nuocere lanciando pizzini all'esterno che dicono esattamente cosa fare per deprimere l'economia, per uccidere le persone, per aggredire i più umili servitori dello Stato. E quindi se io scopro che tu di quello spicchio di libertà che ancora conservi nell'istituto penitenziario fai così tanto cattivo uso che lo usi solo per sapere se fuori le attività pagano il pizzo, per dire come devi attrezzarti con chi non paga più il pizzo perché tu sei stato recluso, beh, mi dispiace, se ti tombo lì dentro non ho fatto proprio nulla di male, ho liberato questa nazione di uno dei fenomeni della piaga sociale peggiore, perché culturalmente ciò che ti racconta che tu non avanzi per merito o per capacità, ma perché paci l'anello, ti affigli, cedi, ti inginocchi. E nell'Italia di Giorgia Meloni non solo i piemontesi, anche i calabresi non si inginocchiano, non baciano l'anello, non si affigliano se vogliono fare impresa e vivere serenamente su questa nazione. Questo penso che tu lo giustificheresti un po' giustizialista, però io non giudico giustizialista questo, come non giudico garantista ciò che abbiamo fatto sulla PUS, sul traffico dell'influenza, di cui non abbiamo tempo di parlare, poi diventa troppo tecnico e non ci capiscono più. Questo è il modo con cui lavoreremo. Poi qualcuno ha detto che noi saremmo panpenalisti. Io peraltro sono anche proprio un nubile avvocato di provincia, quindi pensavo fosse un insulto panpenalista. Sono anche andato a cercare sul dizionario cosa vuol dire panpenalisti, ma ce l'hanno anche con argomenti di carattere sessuale, cos'è che hanno questi qua? Ho visto che saremmo innamorati di far di tutto un fatto penale. E sapete quando ci hanno detto che eravamo panpenalisti? Quando semplicemente abbiamo preso tutto e ci chiedevamo: ma perché tutti gli spalloni d'Europa devono venire in Italia a fare rave party, creare zone franche e grigie di illegalità diffusa, dove peraltro muoiono loro stessi, dove danno a volte danni di milioni di euro a proprietà che loro saccheggiano e devastano, dove non riusciamo mai a fermare? Ma perché vengono tutti qui? Perché nel resto dell'Europa c'era una normativa che consentiva alla magistratura di intervenire, bloccarli, arrestarli. Abbiamo introdotto il reato di rave party. Il centrodestra è panpenalista, e peraltro il panpenalismo non ha mai condotto a nulla. Lo vedrete che non riusciranno a debellare le rave party. Ve ne ricordate uno? Allora, io non so se il panpenalista è un giustizialista o un garantista. Io so che non ho fatto nulla di male, se ho liberato l'Italia dalla piaga dei rave party e se l'Italia non è più la meta di tutti gli sballoni tossicodipendenti e spacciatori d'Europa che vengono in Italia, rovinano l'azienda agricola di quel signore, gli danno decine di milioni di euro di danni, fanno le peggio porcherie in quelli che loro chiamano parti musicali, ma che in verità sono parti dove si spaccia più che un intero mese in tutta la città di Roma, e sono orgoglioso del fatto che noi abbiamo posto fine a un vuoto normativo che non consentiva alla magistratura e alle forze dell'ordine di aggredire quei tossicodipendenti spacciatori maledetti che spacciano morte andando a violare la proprietà privata. Sono un panpenalista. All'inizio pensavo fosse quasi una battuta di natura sessuale, insomma, hai accorto, ma che la mia mamma mi ha mai detto che fossi panpenalista. Però poi è andata veramente molto bene. Allora, collega, lì cos'è? Giustizialismo, garantismo? Non lo so, io sono assolutamente convinto che tutte le persone in questa sala sono felici che l'Italia non sia più la capitale europea dei reparti. E
è un problema aver introdotto una nuova figura di reato. Così come sono orgoglioso di aver difeso con il collega Donzelli, anche a rischio di un'ischemia, il carcere duro. Da avvocato ti dico che ancora adesso, leggendo il capo di imputazione, non ho capito cosa avrei commesso io. L'ho letto e riletto tante volte e non ho ancora capito qual è il mio reato. Sono certo che nessuno abbia commesso un reato, però ho capito cosa hanno fatto gli altri. Sono andati a trovare a Cospito, che era diventato l'influencer dell'estrema sinistra. Vogliamo tanto parlare con te, per parlare con noi devi parlare con quei tre mafiosi lì. Pronti, via, andiamo a parlare con i tre mafiosi, torniamo. Adesso abbiamo parlato con loro, possiamo parlare con lui. E poi mi vengono a dire che loro sono gli uomini che hanno il senso dello Stato. Cosa avevano da sentirsi dire da Cospito? Una persona che ha gambizzato un ingegnere solo perché era ingegnere. Una persona che ha messo un video micidiale in una caserma di Cuglia, di Fossano, dei Carabinieri, che se per caso non avesse sbagliato di pochi secondi avrebbe creato una ecatombe e una strage. Da una persona che gli avrei dovuto revocare il carcere duro perché faceva lo sciopero della fame. È presente se mio figlio mi fa lo sciopero della fame per non andare a scuola, quanto ci metto a far terminare il sciopero della fame del figlio? E attenzione, Cospito, quando non aveva il carcere duro, perché lo sappiano tutti, scriveva pizzini fuori ai suoi amici con i quali gli diceva: cari anarco-insurrezionalisti, voi dovete smetterla di assaltare le strutture dello Stato, i DEST tradotto, stazioni dei carabinieri, questure, magistrature, procure, perché non bastava più per quel signorino. Voi dovete fare il salto di qualità e assaltare gli uomini dello Stato, cioè quelle due persone là in fondo. Allora, se tu, pur privato della libertà, usi quella che ti ho lasciato per lanciare questi messaggi all'esterno, io ti tombo vivo lì dentro, ti do il carcere duro e tu puoi fare tutti gli scioperi della fame che vuoi, che non ti revoco il carcere duro, anche perché pochi mesi dopo arriva Matteo Messina Denaro, che mi pare che il tumore non se lo sia chiamato, e allora se gli ho revocato a lui il carcere duro per lo sciopero della fame, dovrò pure revocare a Matteo Messina Denaro, che c'ha un tumore che non mi sembra che se lo sia chiamato. Il carcere duro è una normativa che consente a tutti noi, nei confronti di persone indagate per gravissimi reati, di impedirgli di nuocere, anche se privati della libertà. E allora, quando governa la destra, diciamola così per ritornare ad un atteggiamento più canzonatorio, quando governa la destra, sei Cospito che prima di iniziare lo sciopero della fame sei ingrassato di 35 kg, perché questo lo dobbiamo dire, signorino non è stupido, si è fatto 35, è diventato una botta e poi è iniziato lo sciopero della fame. Beh, se poi alla fine quel signor Cospito mi diventava 71 kg, ma io avevo la certezza che non si poteva più permettere di dire che dovevano non aggredire la questura di Lamezia, ma sparare a quei due uomini là in fondo, per me poteva diventare anche 42 kg, poteva diventare. Non 71, 42, poteva essere pelle e ossa per quanto mi riguarda, perché in questa nazione tutti hanno la libertà, purché quella libertà non sia volta al male assoluto, perché se è volta al male assoluto dovrò contenere la tua libertà. Alla fine non ho capito se sono giustizialista o garantista, alla fine però ho capito chi è Giorgia Meloni. Un leader che ha iniziato a fare politica sull'onda emotiva delle stragi di Capaci di Via D'Amelio, un leader che non tradirà mai il rispetto per tutti i poteri e le istituzioni di questo Stato, un leader che proprio perché ama intimamente la magistratura farà di tutto per riformare la magistratura e riconferirle l'onorabilità sociale che deve avere, che non sia neanche più lontanamente paragonabile a quella gorga dell'eterno fetore che abbiamo letto tutti noi nel libro di Paramara, un leader che saprà ascoltare i ceti produttivi e quindi anche i liberi professionisti e gli avvocati nel loro nobile esercizio di difesa dei diritti dei cittadini, un leader che ha in mente non una giustizia più garantista, non una giustizia più giustizialista, ma una giustizia più giusta, che per noi si realizza su due principi:
massimi diritti e garanzie a indagati e imputati, ma quando c'è la condanna, certezza della pena, perché è così che risarciamo la società delle persone per pena. Non ho risposto al giudice onorario, magistrato onorario. Mia croce e delizia. Allora, per la prima volta nel collegato NADEF, magistrato onorario, ve la faccio velocissima. Sono un esercito di umili servitori dello Stato che qualcuno ha scambiato in questi 30 anni per servi di Stato. Gente che veniva pagata a cottimo, gente senza ferri, senza malattia, senza contributi, senza nulla. Pensate che un magistrato è andato una volta in un centro di permanenza a dare sentenza, un magistrato onorario, si è contratto, non so se la tubercolosi o quale altra malattia, mi pare la tubercolosi, che gli ha passato una delle tante risorse che avevamo lì nei centri di permanenza, sono su, e sono riusciti a dire che lui andava lì dato che non è un dipendente, andava lì da volontario, e quindi lo Stato italiano gli ha negato pure il risarcimento per la tubercolosi, perché il magistrato onorario è un volontario, non ho capito bene. Allora, queste persone sono 5.000, pensa poco, in tutta Italia, fanno il 90% delle udienze penali a citazione monocratica, cioè quelle che interessano la criminalità spicciola, diffusa, quella che rovina la vita a quella signora in seconda fila, quella di chi gli va a rubare in casa, quella di chi spaccia sotto casa, quella di chi cerca di fargli la piccola truffetta, insomma, cioè sono i magistrati che al posto di fare grosse lucubrazioni tendenzialmente difendono la quotidianità della nostra vita, che è banalmente fatta per un uomo di destra medio men nazional popolare con me, di una persona che vuole scendere sotto casa a mangiare la pizza nel ristorante storico che ha 50 metri da casa sua senza aver paura di niente, ne ha diritto, soprattutto se pensionato, perché si presume che abbia già contribuito alla ricchezza di questa nazione. Ora queste 5.000 persone non avevano nessun diritto, gli hanno precarizzato l'esistenza negli ultimi 25-30 anni con contratti che gli rinnovavano di 4 anni in 4 anni senza dargli, come dicevo prima, indennità di ferie, indennità di malattia, maternità, niente, pagandogli a cottimo a sentenza. Allora ho l'onore di poter dire che abbiamo trovato centinaia di milioni che per la prima volta sono nella legge di bilancio, perché non possiamo mortificare i servitori della giustizia italiana e trasformarli in servi di Stato, centinaia di milioni di euro. Abbiamo fatto una riforma che è nel collegato alla NADEF per la prima volta negli ultimi 30 anni, anzi è mai accaduto, da quando siete nati non c'è stata una riforma organica della magistratura unitaria che è nel collegato alla NADEF, che è un documento molto importante di economia e finanza dello Stato italiano. Nella legge di bilancio abbiamo trovato centinaia di milioni di euro di risorse, il primo anno mi pare 179 milioni, poi va a decrescere perché fatalmente qualcuno va in pensione, no? E quindi ci costeranno 179 milioni per a decrescendo per i prossimi anni, perché noi li renderemo dipendenti di Stato con tutte le garanzie di questo mondo. Ora però c'è da dire una cosa, sono tanto bravi ma sono dei veri stalker. Ultimamente sono terrorizzati perché nella legge di bilancio c'era scritto 179 milioni è il montante, 82 mila euro lordi è quello che daremo al magistrato onorario esclusivista, cioè colui che darà tutto, lui che si metterà a disposizione la sua giornata allo Stato italiano. Sono rimasti 179 milioni, ho tolto gli 82 mila lordi, ma non cambia niente, e loro sono terrorizzati. Adesso vi spiego perché li ho tolti, perché il MEF mi ha spiegato. Se poi con quei hai sbagliato di una virgola il calcolo, con quei 179 milioni che tornano anche a noi, tu hai le risorse per dargli solo 81.500 lordi, dico solo per modo di dire, credo andrebbe bene a te 81.500 al posto di 82.000. Boh, oh, bene. Se poi hai i soldi solo per fare 81.500, tu hai scritto 82.000, salta perché non hai la copertura. Viceversa, se quei 179 milioni di euro facessero 83.000, tu non glieli puoi dare, devi portarli in avanzo di amministrazione. Ecco svelato l'arcano, il mistero per cui tanto vi siete preoccupati. Con Giorgia Meloni ci siamo presi l'impegno di rifare la riforma organica della magistratura onoraria.
di equipararvi al magistrato togato per quanto riguarda lo stipendio, di farvi un ruolo ad esaurimento, di darvi tutte le garanzie del diritto del lavoro, perché vi abbiamo sempre trattato da servitore di Stato e non da servi di Stato, e quel piccolo refuso, quella piccola cancellazione fra 82.000 o no, cambia niente, 179 milioni rimangono, perché per noi ogni promessa è un patto d'acciaio. Avevamo previsto anche un momento per la stampa, per delle domande, stampa che ringraziamo, capiamo di essere andato un po' lungo, gli interventi sono stati assolutamente precisi ed esaustivi, ringraziamo tutti voi per essere stati qui con noi, alla prossima e buona serata, grazie.